Francesco Mollo, come valuti questa vittoria contro Chieri? La valuto per quello che è, quindi una vittoria molto importante per la classifica, per il morale. Sapevamo che non sarebbe stata una partita difficile, una partita facile. L'abbiamo gestita nel secondo set non nella maniera migliore, soprattutto in fase break. Non abbiamo avuto sette palle da sfruttare al meglio, invece non ci siamo riusciti e questo ci ha messo un po' in difficoltà, però poi i ragazzi dopo sono riusciti con una grande prova d'orgoglio a rientrare in partita e a portarsi a casa questi tre punti fondamentali per distaccarsi definitivamente dalla zona calda della classifica e forse credo di scalare una posizione. Ecco, non era facile dopo aver perso il secondo set sotto 5-1 nel terzo riprendere la giusta direzione. Che cosa è cambiato in quel momento? È cambiato che ho chiesto ai ragazzi di voler vedere in campo sei giocatori che alzavano la testa, avessero voglia di dimostrare che non erano quelli del secondo set. I ragazzi hanno reagito al meglio, ma è una reazione che c'è stata anche la scorsa settimana sotto 2-1 contro Alba, che questo significa che stiamo facendo dei grossi progressi dal punto di vista mentale, il lavoro che facciamo in settimana si vede, ora il passo successivo da qui alla fine del campionato è non metterci più in questa situazione qua. Obiettivo ovviamente è quello della crescita, dando un obiettivo di classifica si può dire che possa essere quello del quarto posto. Assolutamente, il quarto, il quinto posto, io come ho detto ai ragazzi il quarto posto per noi sarebbe oro, sarebbe come se fossimo arrivati primi per i presupposti che c'erano a inizio stagione. Siamo lì, credo, a tre punti dal quarto posto, quindi la prossima settimana abbiamo lo scontro diretto, quindi l'obiettivo per noi da qui alla fine è cercare di...